War never changes. L'audio e la musica sono estremamente alti. Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Lambele e oggi siamo qui su 60 Seconds Reatomized. Perché ho deciso di portare un gameplay su 60 Seconds? Beh, fra poco verremo bombardati, quindi ci dovremmo praticamente preparare, no? A parte gli scherzi, o almeno spero che siano scherzi. Non l'ho mai portato sul canale, nemmeno ai tempi d'oro, perché ai tempi d'oro non facevo video. Non lo sapete, ma nel 2016 ero ancora nella culla. Ho 8 anni, li porto un po' male. So che un po' di tempo fa era spopolato, e mentre adesso le persone, chi lo porta, fa tipo le challenge, sopravvivo 1000 giorni. Quindi praticamente è la Nonat November della sopravvivenza. Ovviamente conosco il gioco, ma non ci ho mai giocato, quindi pensavo di portarci un video, dato che per ora non sapevo cosa portare. Quindi sì, è nuova partita. Little Boy, Fat Man o Bombazar? O quella che ci stanno per lanciare fra qualche giorno. Se fossi completamente inesperto direi Little Boy, ma siccome sono un pochettino, dai, andiamo di Fat Man. Ce l'ho pure selezionato il Fat Man. Allora, stai zitta, non so i nomi. prendi tutto, figa. Ah, prima il divertimento e poi i figli. Butta giù la cucina, ci serve il cibo, acqua, tutto. Perché sei così lento a prendere tutto? Pezzo di merda. No, qui c'è la tizia. Vabbè, sei troppo. Ho occupato tutto lo spazio. L'ho dovuta prendere perché poi devo andare pure andare a prendere mia moglie. Dai, è sotto. Prendi il figlio. Moglie, venga qui. Sto distruggendo tutta casa prima della nucleare. Chi è che mette le lattine dietro al divano? Ma dai, di sotto. Non ho preso nulla di utile, via. Speriamo che ci fosse roba di sotto. Giorno 1. Non c'era nulla, c'era un medikit. Dio mio, meno male. Ho preso una valigia. Dama, manco scacchi. Siamo riusciti a chiudere la botola un attimo prima dell'esplosione. Siamo tutti salvi. Finché resteremo insieme non avremo nulla di cui preoccuparci. Per fortuna abbiamo una scorta di zuppa in scatola. Alla radio dicono che fa bene. Non se la mangi tutti i giorni. Credo che mi vogliono dire, sono stato sculato e c'era un lucchetto con la chiave. E nella valigia c'era un medikit. Troppo bravo, meno male che l'ho presa. I nostri scaffali sono pieni di barattoli. Mangeremo barattoli, dormiremo sui barattoli. E ci parleremo anche con i barattoli. Anzi, alcuni di noi già lo fanno. Benny, che coglioni, parlano con oggetti inanimati. Ma pensa un po' te. Allora, razioniamo le provviste? No. Abbiamo sempre voluto fare una festa con una grandissima torta, ma per qualche ragione non ci siamo mai riusciti. Una volta ci avevano promesso una grande torta, ma poi si è rivelata tutta una bugia. Che... The cake is a lie, veramente? E allora, ragazzuoli, per il primo giorno si fa la fame. So che per 30 giorni uno può non mangiare cibo. Starete qui 30 giorni senza cibo. Programmare le cose con largo anticipo è quasi sempre una buona idea, ma ora sarebbe meglio preoccuparsi del razionamento dell'acqua. Secondo me io mi do l'acqua? Puppate. Anzi no, non puppate, perché poi puppano le bottiglie e se si sucano tutta l'acqua. Sembra che la zona sia ancora irradiata. Uscire in questo momento è pericoloso. Infatti statevi buoni. Annoiatevi a morte. State più fermi possibile, così non sprecate calorie. Allora, c'è un'apertura sul muro che fa una puzza incredibile. Boh, controlla. Al massimo vi prendete le malattie. Ok, stanno ancora tutti bene. Lui c'ha già la barba. Timmy... Sta vedendo la Madonna. Ci siamo avvicinati al buco temendo che uscissero artigli, zanne o altre parti del corpo mutanti affilate. Ma non è successo nulla. Invece abbiamo trovato un ratto morto che aveva cercato di aprire una lattina di zuppa di pomodoro. Loser. Ma io mi sarei mangiato il ratto, eh. Dov'è l'acqua ora che Ted ne ha bisogno? Hanno tutti sete, vero? Già, acqua per tutti. È stata a piena bottiglia. Mary Jane era una ragazza felice di un tempo, ma di recente è un po' giù di morale. Dannati zoomer. Forse per ridarle il sorriso potremmo farlo uscire per una breve passeggiata intorno a casa. Allora, mal che vada, ben che vada, perdiamo Mary Jane. E ben che più che ben, otteniamo pure qualcosa da questa passeggiata. Quindi vai Mary Jane, non ti fermerò. Mary Jane ha fatto salti di gioia quando abbiamo consentito la ricerca. È andata a cercare la tuba, quindi, boh, la cerchi pure. È tornata, di già. Sei messa bene, Iron Man. Abbiamo giocato a nascondino una partita più lunga, durata circa 10 secondi. Oh, 10 secondi? Sono tanti. Vero ragazzi che sono tanti 10 secondi. Io aspetterei la prossima volta. La prossima volta mandiamo qualcuno fuori. E perché proprio Mary Jane? E noi il silenzio sono schiaccianti. No scusami, già sto vedendo l'ascia. Volevano ammazzarsi a vicenda per colmare la noia. Se mi rompete la valigia vi ammazzo. Ma tanto per ora è inutile, perché comunque non potrei portare nulla fuori con quella valigia. Quindi usatela pure. Corali, incredibile. Ted e Mary Jane si sono ricordati delle loro uscite per andare al cinema, quindi sono stati felici di improvvisare delle scene per noi. Mary Jane, why are you blue?
blu. E loro tre hanno sete. Sta finendo però l'acqua, quindi adesso qualcuno dovrà uscire sicuramente. Non abbiamo notizie della situazione all'estero. E vi incappettate perché la radio non ce l'abbiamo. Dai, beata ignoranza, siamo convinti che un altro giorno senza notizie di certo non ci ucciderà. No, no, e sti tre uaglioncelli c'hanno fame. Quindi vi do da mangiare. Amerigio no, perché la stiamo per cacciare fuori di casa. Dobbiamo scegliere chi di noi ha più probabilità di affrontare la landa desolata e sopravvivere. Mary Jane c'ha l'armatura incorporata. Allora, Mary Jane, te do un lucchetto. La cosa più di valore che abbiamo, vada pure. Allora ragazzi, siamo rimasti soltanto noi tre, la parte migliore della famiglia. Cioè, lui... non ne parliamo di lui. Vengono a professare la religione addirittura mentre c'è l'apocalisse? Ma veramente? Di certo uno non si aspetta che una banda di persone vestite di verde si presenti alla porta dichiarando di prendere i ricchi per donare i poveri. Invece è successo a noi. Li dobbiamo far entrare questi pagliacci? Secondo me ma rubano la zuppa, la valigia e pure il medikit. Se ne vadano via. Quindi no! Non abbiamo risposto a quegli strani richiami. Abbiamo tenuto la porta serrata finché i rumori all'esterno non sono spariti. E meno male. Un'altra bussatina. Ma perché? Tutti a rompere le balle? Cioè, c'è l'apocalisse. Hanno buttato le nucleari e tutti vengono a bussare su questo rifugio. C'è una donna armata e pericolosa là fuori. Per fortuna ha finito le munizioni. E manco noi ce l'abbiamo, quindi s'accolla. Ehi, manco l'ho preso io il telefono. La donna ha detto che uccide soprattutto per cibo. Chiaramente è una selvaggia non civilizzata. Che schifo. L'acqua la stiamo perdendo. Dobbiamo mandare pure Timmy in una spedizione, perché qui non ce la facciamo più. Non ci aspettavamo telefonate subito dopo una catastrofe nucleare. E invece ecco chiaramente lo squillo di un telefono all'esterno. Vai Timothy. È tornata. O era Timothy che usciva? È tornata! Bravo, ma che cosa mi hai preso? Il libro di sopravvivenza. Acqua, una maschera antigas e non ha manco utilizzato il lucchetto. Brava ragazza. Niente ci ha reso così felici quanto vedere Mary Jane tornare nel rifugio sana e salva. Comunque, quando abbiamo risposto al telefono abbiamo sentito chiaramente un sospiro di sollievo. Si trattava dei sopravvissuti della città vicina di Hill Valley. Abbiamo iniziato a scambiarci informazioni ma poi è caduta la linea. Qualcosa deve essere andato storto da loro. Speriamo che richiamino. Mary Jane, grandiosa, è riuscita per memoria muscolare, è andata nella sua scuola. E nell'aula di biologia c'era un acquario. I pesci sono morti, nessuno ha dato loro da mangiare, ma l'acqua era ancora bevibile. Ce n'era sufficienza per qualche bottiglia. E il professore di educazione fisica era un veterano della seconda guerra mondiale. Che culo. Nel suo ufficio teneva i trofei e i suoi cimeli. Manco granate, bazooka e una maschera antigas completamente funzionante. Dove sono le mie granate? La squadra degli scout aveva una stanza tutta per sé nel piano interrato. E lì abbiamo preso il libro. A quanto pare c'era anche altra acqua in una cassaforte. Sculati come pochi. L'ultima spedizione ci ha dato a riflettere. Se ci procurassimo un veicolo per allontanarci da questo incubo. Certo, così tutte le automobili sono ridotte in cenere. Ma se trovassimo una base solida e i giusti componenti, io sono pronto a farvi andare via pure sui tricicli. Allora, rischio e mando di nuovo qualcuno fuori. Ma perché no? Ma perché no, Timothy? Timothy, sei pronto? Ok, Mary Jane è iniziata a diventare un maiale mangia a me. Non per l'aspetto, no, no, ma perché ha richiesto di nuovo del cibo. Te l'ho dato ieri. Basta stare qui seduti a fare niente. Timothy, vai. Portati il libro degli scout che ti dirà come sopravvivere là fuori. Vada. Mary Jane non ha più fame. Quello che facciamo oggi sarà il nostro domani, quindi cerchiamo di farlo bene. C'era la filosofia di Gandhi e sopra c'è 60 seconds. Stiamo svolando il secchio di fuori, quando abbiamo scoperto una mappa disegnata alla buona su un muro in rovina. Qualcuno ha tracciato un percorso, evidenziandone un posto alla fine. Forse lì ci sono provviste nascoste, vai Mary Jane. Che scoperta fortunata! Temevamo che la mappa fosse una trappola e che ci conducesse diretti in un covo di banditi, ma è... ma è essere vera. Ok. In fondo abbiamo trovato delle provviste che ci possono proprio far comodo. Che figa è sta roba? Un'armonica! Dolore è in silenzio da troppo tempo. Che strano. Sarebbe bene parlare un po' con lei. Certo! Sarà arrivato quel periodo, Ted. Dovrai un po' confrontarti con lei. Cioè, ancora non abbiamo la radio. Ho fatto una cagata a non prenderla all'inizio. Sì, lo so. Chi è tornato? Il migliore! Timmy! Si è portato la torcia! E le carte! Ma qui abbiamo l'intrattenimento definitivo, ma non abbiamo una figa di radio! Ha trovato del stand di cibo e casualmente non è che poteva trovare degli hot dog, no, della zuppa! Ted e Dolores hanno bisogno di acqua, ma Timmy do tutto! Bravo ragazzo, te lo sei meritato! A Mary Jane non gliel'ho dato perché ho un po' di cattiveria nei suoi confronti. E mo...
prepariamo Dolores, facciamo un po' l'uno, dai. Il messaggio trovato oggi alla porta ci ha colti tutti di sorpresa. Ci chiedeva di portare le provviste in un posto prestabilito, firmando amici, amici, quali amici? Non sappiamo chi sia questa gente, ma abbiamo la possibilità di scoprirlo. E hanno promesso che non ce ne pentiremo, dovremmo aiutarli. Sapete che c'è, questi 22 giorni sono stati molto monotoni, quindi dai, dato che Timmy se l'hai portati due barattoli, ne consegno uno, magari guadagno qualcosa di buono, tipo una radio. Gli autori del messaggio sono rivelati essere dei gemelli, fratello e sorella. Ci hanno salutato cortesemente e ci hanno portato in una piccola tenda dove hanno iniziato a distribuire le provviste che avevamo portato a un gruppetto di sopravvissuti. Un barattolo a un gruppetto di sopravvissuti. Cioè, fanno la fotosintesi per sopravvivere. Erano persone di tutte le età, compresi bambini, anziani e un mimo. I gemelli ci hanno stretto la mano, sancendo così l'inizio di una nuova amicizia. Hanno promesso di ricontattarci presto. Culo. Non so come ci contatteranno, ma va bene, grazie. Allora, Timmy ha fame ed è diventato... Timmy ha sviluppato l'afro ed ha fame. Timmy là fuori ha incontrato i Beatles e ha voluto un po' strafare, ecco. Ok, adesso... Potrei mandare veramente di nuovo fuori Mary Jane. Ok, vai Mary Jane! Però so Clemente e ti faccio portare la torcia, la roba più utile che potresti avere, veramente. Portatela, vai. Oh, Dolores deve badare a Tim e ai suoi capelli. E Ted... In che anni siamo? E Ted, a seconda degli anni, può anche lui badare ai figli oppure può picchiare la moglie. E qua hanno tutti fame. Mannaggia, stiamo finiti il cibo. Forse non lo devo dare quella lattina, ma speriamo che i gemelli ci diano di più. Ci ha fatto visita un commerciante dall'aspetto trasandato con una borsa altrettanto malconcia. Ci ha proposto un'offerta semplice ma che non potremmo rifiutare. Allora, in cambio di un barattolo di zuppa riceveremo la borsa. Quindi mi stai dicendo di scommettere. Sapete cosa si dice? Che chiunque scommetta si ferma proprio prima di una grande vincita. Io non ho mai iniziato, quindi iniziamo adesso, via. Ha dato un figa di gatto, ma che cazzo. Non appena la porta si è chiusa alle spalle del commerciante, la borsa ha iniziato a scuotere in modo violento e a mettere suoni striduli. Quando finalmente la bestia si è liberata è salito fuori che era solo un gatto domestico arrabbiato. Sul collare c'è scritto Sherikov. Prima che il mondo si trasformasse in una spedale a landa desolata e senza vita, noi conoscevamo quasi tutti in città, incluso il vecchio Jim. Una volta volevamo fargli visita e lui ci ha dato l'indirizzo del parco. Il vecchio Jim è un tal burlone, a quanto pare è ancora vivo, visto che è ora la nostra porta e ci chiede se vogliamo comprare una pietra. Ok. Stavamo finendo la nostra cena, se si può definire tale, quando abbiamo sentito bussare alla porta. Sembra un commerciante molto interessato a qualche munizione. Che si fa? Gli diamo la dama perché le munizioni non ce l'abbiamo. Magari mi dà qualcosa, dato che questa dama non l'abbiamo manco utilizzata. Oh, mi sono entrate le persone, ma... No, ok, che cos'erano quelle risate da pazzi? Un po' confuso, il tipo ha appeso a spiegarci cosa fossero le munizioni. Noi abbiamo finto di non capire, divertente, finché lui non è andato via col gioco farabutto e niente. Oh, e c'è Mary Jane, giorno 29, è già passato un mese. Oddio, è tutta storta. Abbiamo trovato delle bottiglie d'acqua, non sono in ottimo stato, ma il contenuto sembra potabile. Ok, diamine, la torcia non funziona più dopo la spedizione, va bene. Abbiamo la sensazione che qualcuno ci abbia seguiti. Meglio fare attenzione la prossima volta che usciamo. Ok. Ok, Mary Jane, ti sei meritato sia il medikit che la zuppa. Cioè, non è che ti sei meritato il medikit, però non ti voglio morto. Ah, abbiamo trovato un indirizzo sul collare di Sherikov. Possiamo fare una spedizione lì, va bene. Prima di raggiungere la fine della nostra via, due uomini che indossavano cappotti scuri e cappelli alla moda ci hanno fermato. Si sono precipitati sul gatto, l'hanno preso in braccio e ci hanno detto che lo cercavano da tempo. A quanto pare Sherikov appartiene a una vecchietta a cui manca tanto. No, la Baba Yaga, la vecchietta russa, adesso ci fanno il culo. Però dobbiamo assolutamente mandare qualcuno in spedizione, non ci abbiamo più cibo. Abbiamo giocato a fare una lista delle cose che odio di più e per qualche motivo il nome del nostro vicino continuava a spuntare. Jim, quello di prima. Ci è venuto in mente che quel viscido aveva una cassaforte in salotto. Ci siamo sempre chiesti cosa ci fosse dentro, forse è il momento di scoprirlo. Ma chi avrà l'onore di rubare i beni della nostra nemesi? Vai, Timmy. Vedo già della nuova roba. Esatto, il bastardo ha messo una trappola esplosiva nella cassaforte. Certo, ci ha rallentato, ma non c'è impedito di prendere i suoi beni più preziosi. Becca di questo, Ned. Quindi non è Jim. Quindi ci abbiamo lo spray. E Timmy si è ammalato. No, no. Dannazione, Timmy. E stiamo pure per finire la zuppa. Mamma mia. Allora, mandiamo fuori Dolores. Allora, io provo il tutto e per tutto, Dolores. Se non torni ti ammazzo di botte. Però portati tutta sta roba che ti sto dando. Ti prego, torna con tutto quello che puoi. Ma ho fatto la cagata più grande della mia vita. Spero di no. Timmy adesso ci infetterà tutti. È tornato Sherikov. Con nostra grande sorpresa abbiamo trovato Sherikov nel rifugio stamattina. Non siamo molto sicuri del motivo o come ce l'abbia fatta, ma è tornato. Sono russi, ci stanno spiando palesemente, aiuto. Ah, ci stanno sta veramente infettando tutti. Dopo toccherà a Ted. Abbiamo scoperto che Sherikov ha trovato un nuovo giocattolo, un pezzo di cablaggio innocuo che ha
tirato fuori dal muro. Chissà cosa serve quel cavo, ma le luci sono ancora accese, quindi non può essere così importante, no? Dovremmo togliere il cavo dal nostro amico per ispezionarlo. Sì, l'ho detto, ci stanno spiando. Il cavo porta all'esterno, dove abbiamo trovato un camion mezzo bruciato. All'interno c'erano due uomini sorpresi circondati da una schiera di lampadine che lampeggiavano a intermittenza. Ci stavano spiando veramente. La loro flebile scusa secondo cui stavano facendo un picnic sul bordo della strada non ci ha convinto. Anche Timmy sa che non si possono fare picnic qui. Qui abbiamo l'ultima porzione di zuppa. Finirà malissimo se non torna subito Dolores. Intorno alle 3 di notte, durante uno dei momenti di pazzia, Sherikov si è schiantato di faccia contro il muro. Da cui è caduto un mattone instabile. Dietro c'era una scatola di sigari con all'interno le munizioni. Grazie, chiunque le abbia lasciate lì. Se! E tutti e 3 hanno fame. Devo scegliere. Chi scelgo? Chi scelgo? Ted. Cioè, lui è nel chilling e qui sotto ci sono sti 2 che stanno morendo. L'ultima spedizione ha scovato un veicolo parcheggiato in fondo alla strada. Ha un aspetto singolare, ma nessuno di noi è riuscito a vederlo da vicino. Siamo abbastanza certi che non si tratti di una trappola dei banditi. Forse dovremmo mandare qualcuno a dare un'occhiata. Quello che è più col piede nella fossa, Timmy. Una scoperta sensazionale! Un furgoncino dei gelati sporco! È vero, i bordi si sbriciano e gli manca qualche ruota e qualche altro pezzo importante. Ma i sedili sono discretamente comodi. Non sarebbe magnifico metterlo in moto e lasciarci questo inferno radioattivo alle spalle? Sarebbe fantastico. Però stiamo morendo di fame. Gli agenti ci stavano spiando solo dalla porta. E pare vogliono darci spiegazioni. Dovremmo ascoltare cosa hanno a dirci. Certo, dai. Cosa. Non costa nulla. Ed è tornata Dolores, ti prego. Ci serve il cibo. Dolores, sei grandiosa. Guardate qui quanta roba. Dove andare per fare provviste? Che domanda? Al negozio. Per quante bombe possano sganciare, sarà sempre il nostro fornitore di fiducia. Allora, proprio i russi ci hanno sventolato in faccia una sorta di documento di identità e ci hanno detto che fanno parte di una missione governativa segreta. Le cimici non servivano a spiare noi, ma il gatto. Sospetto che sia una spia sovietica. Ah, li dovremmo aiutare con alcune missioni top secret. Certo, vedremo. Ma prima vediamo che cosa ha fatto Dolores. È andata in un negozio. Gran parte del cibo sugli scaffali era scaduto o marcio. Molte uova si erano frantumate a terra. Ma indovinate un po', le zuppe in scatola scadono nel 2015. Pure la radio non l'avevo vista. È un medikit. Hanno tutti fame, quindi gli diamo a tutti una zuppa. Detto sinceramente, adesso devo scegliere Mary Jane o Tim. Ah, vedete, posso. Adesso c'è sta roba qui del furgoncino qui in basso. Dovrei poterlo riparare in qualche modo. Dovrei trovare i pezzi. Però hanno di nuovo tutti fame tranne Ted. Quindi già la zuppa sta per venire, maledizione. Allora, ma andiamo fuori qualcuno. Però forse non posso perché sono tutti stremati, non tornerebbero. Però troppo cibo consumato, dobbiamo mandare fuori qualcuno. Ma intanto vediamo. Qualcuno ha lasciato una nota in codice sulla soglia. Sarà una sorta di cifrario da risolvere e poter leggere la lettera. Visto che ci sono scritti solo simboli e numeri, Dolores sembra molto emozionata per la sfida. Tuttavia è difficile dire quanto ci metterà a risolverlo. E sarà tempo sprecato. Dovrebbe mettersi a decifrare la nota, ma faglielo fare. Magari ci dice, oh, qui c'è la... il glitch infinito di cibo. Hanno tutti sete e fame, tranne Timmy. Timmy è il migliore. Ed è proprio perché è il migliore che lo manderemo a trovare qualcosa. Allora, lo mando via, gli do dell'acqua, siccome è stremato, gli potrebbe tornare utile. Perché no? Il libro degli scout. Vai. Grazie a un impianto di comunicazione altamente tecnologico composto da bicchieri di carta e chilometri di spago, gli agenti ci hanno telefonato per darci la prossima missione segreta, che presto ci assicurerà un posto nel bunker dei VIP. Vogliono che portiamo a termine una spedizione e che scriviamo quello che vedremo nel diario. Facile come bere un bicchiere d'acqua, no? Vai, Mary Jane. Sta morendo, quindi secondo me lei va adesso e poi se ne scappa via. Se c'è qualcuno che ci può salvare da questa situazione infernale, è proprio il nostro governo. Finalmente utilizziamo sta radio, vai! Lo sapevo, il governo non è caduto dopo 47 giorni e stanno venendo a salvarci. Non hanno ancora comunicato le date esatte via radio, ma siamo sicuri che non manchi molto. Chi è tornato? Timmy, prima di Mary Jane. Mary Jane l'abbiamo persa per sempre. E ha portato un bel po' di cose, Timmy. Ok, non ha più la valigia, ma è tornato con il libricino. Dai, Timmy, mangiate sta zuppa e ne hai portato un pochettino. Cioè, siamo pieni d'acqua, ma di cibo facciamo fatica. 50 giorni. Cioè, ragazzi, c'è gente che fa le challenge 100 giorni. Mi sa che io, senza volerlo, lo raggiungo perché non so giocare. Dopo il successo dell'ultima missione, è evidente che siamo affidabili. Poiché gli agenti sono tornati con un'altra richiesta, dobbiamo essere generosi e fornire un paio di barattoli di zuppa o qualche bottiglia d'acqua per un agente sul campo. Questo qui mi sa che mi potrebbe portare da uno dei finali. E beh, c'ho l'acqua. È tornata! Credevo che l'avessimo persa per sempre! Hanno tutti bisogno dell'acqua, tranne Timmy. Abbiamo l'ultima bottiglia, ragazzi, qui stiamo rischiando. E ancora sti due sono stanchi! E non posso andare... Cioè, in teoria, se li tengo nel bunker non dovrebbero andare via, quindi potrei mandare Ted, dai. Dai, dai, dai. Ted... devi andare tu assolutamente. Ti do maschera antigas. Spero che ce la farai, perché qui siamo messi malissimo. C'è qualcuno all'uscio. Abbiamo un po' di paura, ma forse è il volto amichevole di un soldato americano. Vai. Ma un soldato russo. E siamo fregati. Fine. Ma
Ted è rimasto fuori. Ci hanno portati fuori di casa nel bel mezzo della notte, ci hanno trasportati in fretta e furia a quello che gli agenti definiscono un bunker presidenziale. È stupendo, certo, i muri sono più o meno del solito grigio, ma ora abbiamo ben 2 metri in più di spazio per camminare quando ci annoiamo e a morte. Inoltre il secchio in più e la scorta dei giornali sono degni di considerazione, tutto sommato è sicuramente un miglioramento. È valsa la pena affrontare così tante rogne? Se in cambio potremmo vivere qui, finalmente possiamo sederci, rilassarci e far svuotare il secchio a qualcun altro. Tanto per cambiare. Oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta. Peccato che c'era il finale del furgoncino dei gelati e tanti altri finali in realtà. Ah ok, poi hanno pure ripreso Ted. Ci vorrà un casino per editare questo video, ma spero che vi sia piaciuto. Lo terminiamo qui. Se in realtà, ragazzi, se in realtà sto video va bene, io proverò anche a fare gli altri finali. Quindi suppongo che questi qua li ho trovati grazie al gatto. Quindi per ottenere altri finali non dovrei interagire con loro, ma bensì potrei provare a sistemare il furgoncino dei gelati, oppure a fare qualcosa con la radio, o aiutare i gemelli, suppongo che ci siano vari finali. Quindi se il video è piaciuto mettete like e iscrivetevi, perché in caso potremmo vedere gli altri finali soltanto se supporterete questo video. E quindi, ciao, ragazzi.